individuale e proprio di nostra casa.
Il nostro ambiente era un ambiente del tutto incontaminato, le industrie erano pochissime, io mi ricordo che da bambino andavo al mare qui a pescare ed era come il mare che noi troviamo in Grecia, in Sardegna. Si sente? Sì. C'erano i cavalucci marini, le stelle marine, acqua trasparente. Nel corso del tempo l'industria ha cominciato a proliferare e a inquinare. Tutto questo ha provocato che cosa? Ha provocato un maggior benessere, sicuramente, ma ha provocato anche una situazione di inquinamento che ha causato e sta causando diversi problemi. Allora qui c'è un rapporto diverso tra l'uomo e l'ambiente nel quale vive. E tutto questo poi provoca, per quanto riguarda i diritti, una domanda fondamentale. Qual è il rapporto tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro? Avete sentito parlare del diritto di Taranto? Allora, nel diritto di Taranto, il diritto di Taranto è uno stabilimento importantissimo che produce acciaio ed è una delle principali acciaierie italiane. Però, quindi dà lavoro a gran parte della popolazione di Taranto e dintorni. Però questa industria, nel corso del tempo, ha causato un tale inquinamento che gran parte della popolazione o si è ammalata di cancro o ha dei familiari che direttamente e indirettamente si sono ammalati a causa di questa inquinamento. Allora la domanda che si è posta: quanti giudici sono intervenuti e hanno sequestrato questo stabilimento perché hanno dato prevalenza al diritto alla salute dei cittadini? La domanda che si è posta è: ma se noi blocchiamo questa attività, l'industria dell'acciaio italiana è un'industria che rischia di essere perdente, si rischia di essere sopraffatta dai cinesi, dagli indiani, dai tedeschi, quindi bisogna fare una legge che permetta allo stabilimento di adeguarsi nel tempo. Ed è stata fatta una legge che ha consentito di adeguare questo stabilimento nell'arco di 36 mesi. Però in questi 36 mesi l'inquinamento continua. Cioè in questi 36 mesi non viene risolta magicamente la situazione. Allora, la Corte Costituzionale è stata interessata di questa questione. Che cosa ha detto? Ha detto che il Parlamento in certi casi può bilanciare due diritti, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Ed è stata una decisione che ha scatenato un mare di polemiche. Ora, secondo voi, se voi foste abitanti di Taranto, preferireste avere un ambiente salvo, non inquinato, ma rischiando che i vostri genitori non abbiano lavoro? O preferireste avere, perché questa è l'alternativa, o preferireste avere la possibilità di lavorare, ma al tempo stesso rischiare che nell'arco del tempo, sia pure limitato a 36 mesi, sempre di meno, ci sia il rischio per la salute. Capite che dilemma drammatico, che è un dilemma drammatico, che si pone l'alternativa. Una persona è posta di fronte a un'alternativa tra due paesi fondamentali. Ed è veramente una situazione molto delicata, una situazione che si sta verificando in altri contesti.
il diritto alla salute e il progresso. Una scelta di bilanciamento che non è facile, almeno fino a quando l'industria, la produzione sarà ancora inquinante. Allora, tutti questi esempi che ti ho fatto per farvi capire che i diritti non sono diritti immutabili. Le nostre carte li descrivono, la legge in concreto definitiva, ma nel corso del tempo si pongono di volta in volta dei problemi nuovi. Allora, io adesso mi allargo. La domanda qual è? Si può parlare della nascita di nuovi diritti? O sono piuttosto i diritti già affermati dalle Costituzioni e dalle altre carte fondamentali che mutano nel tempo? Secondo voi, qual è la risposta? Può nascere un nuovo diritto? Cioè, un diritto alla salute, il diritto alla libertà, sono diritti che possono individuarsi come diritti costanti della persona, che quindi nel tempo vanno esaminati in modo diverso, o è possibile che nel corso del tempo nasca un nuovo diritto fondamentale? Qui la risposta, non so se ci sono degli studenti del classico, comunque qualcuno che sta studiando filosofia di voi. Allora, se qui la risposta che è fondamentale che bisogna dare è: i diritti essenziali della persona, ha detto lei, il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla salute, il diritto alla dignità, il diritto al lavoro, appartengono alla persona a prescindere dalla legge, e quindi la legge li riconosce, o sono attribuiti dalla legge? Cioè, senza la legge, quel diritto, la persona ce l'ha o no? Perché tutte le costituzioni non attribuiscono questi diritti fondamentali, li riconoscono, che significa che la persona in sé li ha, così come abbiamo gli occhi, le braccia, i piedi, le mani, così abbiamo il diritto alla libertà, il diritto alla salute, cioè sono una parte essenziale, fondamentale della nostra vita. Allora, la risposta è la seconda. Sono i diritti fondamentali che nel tempo si evolvono. Possiamo andare avanti? Quali sono i fattori che incidono sulla evoluzione dei diritti? Ne possiamo individuare quattro. Primo, i mutamenti economici. Primo mutamento economico che c'è stato nell'Ottocento, la rivoluzione industriale, dall'agricoltura si è trasferita nell'industria. Quindi nascono tutti i problemi nuovi legati al diritto del lavoratore nell'industria, nella produzione. Se studierete, studiate filosofia, studierete Marx, il quale questo libro, questo libro fondamentale, Il Capitale, ha ricostruito in quel momento storico tutte le problematiche da un punto di vista filosofico, ma anche da un punto di vista giuridico. C'è stata tutta un'evoluzione, prima non c'era, prima si è regolata la cosa, il rapporto in agricoltura tra i campi, quindi un diritto che si evolve. Secondo elemento, l'evoluzione scientifica e tecnologica. Ho fatto il caso di Eduardo Laro, ma possiamo fare il caso di cui parlerà ora il professor Pinto, la rete. La rete che cosa comporta? La rete comporta un nuovo modo di comunicare tra le persone, un nuovo modo di veicolare il pensiero, le relazioni. E tutto questo non riguarda soltanto il modo nostro, vostro e nostro, di rapportarsi con la rete, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, i veicoli della rete, no, riguarda un modo nuovo di concepire rapporti tra le persone. Se voi vedete, si sta parlando del Presidente della Repubblica, ma avete letto o visto sui siti
le scommesse online sul Presidente della Repubblica, le scommesse online. Quindi se ne va, addirittura si fanno le consultazioni online. C'è un partito politico che ha lanciato la cosiddetta Quirinale. Cosa significa? Che cambia proprio il modo. Noi che ne sappiamo che tra un po' di tempo questo a cosa potrà portare nei rapporti tra i cittadini e lo Stato? Le nuove forme di comunicazione che poi il cambiamento dei valori, dei costumi e delle abitudini di vita. No, cambia. Se voi pensate che negli anni 50 e 60 il topless al mare, un altro posto, di solito il topless si va al mare, non si va in montagna, era previsto come reato. Se un manifesto con una ragazza, diciamo, con una persona, se è stato quasi nudità, fosse stato attaccato sui muri 50 anni fa, sarebbero stati arrestati. Adesso invece, aprire sì, certo, che trovate tutto. Perché? Perché sono cambiati i valori di riferimento, giusto o sbagliato che sia, non importa, sono cambiati. E questo provoca anche un'evoluzione dei diritti. Allora, abbiamo detto, i diritti fondamentali sono gli stessi, cambiano nel tempo in relazione a questi fattori, vediamo quali sono i settori in cui questo cambiamento si registra e su questi settori poi vi faccio dei primi flash e poi intervenire voi. Se andare avanti, 5 settori, ne abbiamo 5, andiamo avanti ancora. Primo, la globalizzazione. Allora, cittadino globale, quali sono i problemi nuovi che porta la globalizzazione? Diritto alla sicurezza e la privacy. Vi faccio un esempio, avete visto che è successo a Parigi 2 settimane fa? No? Io lavoro in Cassazione che sta a 1 chilometro da San Pietro. Lì, San Pietro, sapete che sono degli obiettivi sensibili, e lì c'è molta più polizia. Sicuramente ci saranno persone che in incognito controllano macchine cosiddette civetta che girano. Vi ricordate, sapete che è successo in America l'11 settembre del 2001? No? Il crollo del dottore. Dopo il crollo del dottore in America hanno fatto una legge che si chiama il Patriot Act, atto patriottico, che praticamente prevedeva dei controlli sulle conversazioni telefoniche, quindi una limitazione della libertà personale in cambio di maggiore sicurezza. Allora la domanda che vi faccio, voi per avere maggiore sicurezza, che non pensate a questa di qui a pescare una realtà tutto sommato abbastanza protetta, ma chi ve lo dice che domani non possa succedere anche in provincia un evento come quello che è successo a Parigi? Non è questo, non è questo. Allora la domanda che vi faccio, voi sareste disponibili a rinunciare a un pezzo della vostra libertà, della vostra riservatezza in cambio di maggior sicurezza? Prima domanda. Altro diritto, il diritto di asilo, quei ragazzi che vivono sul balcone. Secondo voi è giusto che la nostra società si apra a chi proviene da realtà più sfortunate e la accoglia? O, quindi, prima soluzione, perché oggi c'è un grande dibattito su questo, quindi riconoscere ed attuare l'effettività del diritto all'asilo, oppure dobbiamo chiuderci e proteggere la nostra tradizione, la nostra sicurezza, quindi limitare il più possibile questo ingresso. I diritti del consumatore. Noi adesso, molti di voi penso che hanno l'iPhone, molti di voi toccano prodotto, compriamo.
vengono da tutte le parti del mondo. Quindi l'effetto della globalizzazione è anche quello di omologarci a degli standard, dei prodotti, degli stili. Ma chi ci dà la capacità critica di scegliere e accettare o meno? Perché questi stili di coppie di vita, questi prodotti, anche prodotti alimentari, sono spesso imposti da multinazionali rispetto alle quali il cittadino e il consumatore ha poca capacità critica e soprattutto poca capacità di difendersi a loro. Altra questione. Secondo voi questo modello in cui noi prendiamo, che ne so, la maglietta che si produce in Cina, l'insalata che viene dall'Olanda, col tigre che viaggia la notte, che magari viene prodotta lì perché qui non è sufficiente, oppure le arance della Sicilia che sono in eccesso, spesso le arance in questo periodo, molte arance vengono buttate al mare. Perché? Perché noi a livello internazionale europeo abbiamo degli obblighi di non sforare certi livelli di produzione. Quindi magari le arance si buttano e noi importiamo in Gannas dal Marocco, per dire. Allora, dobbiamo farci carico di queste cose. Quindi diritti del consumatore. Andiamo avanti. La partecipazione alla gestione pubblica, secondo ambito. Perché vedete, quello che noi adesso stiamo vivendo è un periodo di grandissimo cambiamento. In qualche senso io trovo una, diciamo, amichevole invidia per la vostra generazione. Perché voi vivrete e avete anche davanti a voi un mondo che cambierà, cioè voi state vivendo l'ultima parte di un mondo nel quale contano soprattutto le realtà nazionali, le realtà locali, nel quale il concetto di cittadinanza è ancora un concetto legato al luogo, non c'è ancora un'idea di cittadinanza globale, nel quale siete abituati all'idea la partecipazione alla cosa pubblica soltanto nel momento in cui si va a votare, no? Quello è il diritto di partecipare. Come? Perché purtroppo non si legge la Costituzione, ma tutte le Costituzioni, cosa dicono? Che la sovranità appartiene al popolo, cioè appartiene a tutti noi. Noi siamo sovrani della cosa pubblica, e siamo sovrani della cosa pubblica partecipando attraverso la nomina dei nostri rappresentanti. Quindi votiamo, ma la partecipazione adesso, per esempio, grazie alle nuove tecnologie, può essere una partecipazione di tipo diverso. C'è tutto il concetto dei beni comuni, non so se avete sentito parlare, il paesaggio, i beni culturali, l'acqua, sono dei valori comuni rispetto ai quali occorre fare un ragionamento. E il diritto alla trasparenza, si parla tanto di corruzione, si parla tanto di gestione opaca della cosa pubblica, però la sovranità del popolo comporta anche che il popolo ha diritto di avere accesso alle notizie, alle informazioni. Questo è un altro settore in cui ci sarà una grande evoluzione. Poi, questa evoluzione a cosa porterà? Guardate, c'è la spinta del popolo alla sovranità, c'è anche la resistenza di chi ha il potere. È un braccio di ferro, sempre è stato così. Terzo settore, la libertà è anche le regole. Allora, nel nostro ordinamento vige il principio della laicità dello Stato, cioè lo Stato e gli orientamenti etico-religiosi sono due cose diverse. Ma quando poi si pone il problema del rapporto? Si pone il problema del rapporto quando le scelte
questa ipotesi? O pensate alle coppie di fatto che adesso vogliono, come in altri stati, avere delle forme di regolarizzazione? Esiste questo diritto? O l'esempio che vi ho fatto prima delle scelte sull'inizio e la fine della vita? Queste scelte che sono fondamentali. Quando finisce la vita? Si può immaginare nel caso di Luana Englaro, io vorrei che voi faceste delle domande dopo su questo, si può immaginare una risposta, cioè la vita è la vita secondo la natura oppure secondo quel qualcosa in più che la scienza consente nel corso del tempo? Non è facile, non è facile. Come pure sull'inizio della vita, la genitorialità, che significa essere genitori oggi? L'ultima, quarto settore al quale già vi ho fatto, il diritto all'ambiente. Già vi ho fatto l'esempio prima, il rapporto tra inquinamento, lavoro e produzione. Che guardate, non so voi cosa, se studierete materie scientifiche, oppure umanistiche, o giuridiche, o economiche, ma qualsiasi cosa farete, dovrete confrontarvi con questo. Qualsiasi cosa farete, voi dovrete avrete a che fare con una società che o cambia il modo di produrre i beni, quindi di non consumare risorse più di quelle che la terra produce, o altrimenti veramente ci saranno dei grandissimi problemi per l'umanità. Vi faccio soltanto alcuni accenni. Ogni anno viene registrato un giorno dell'anno nel quale, secondo calcoli statistici elaborati non in Italia ma a livello delle Nazioni Unite, allora, un giorno nel quale si dice, beh, oggi tutte le risorse naturali prodotte dalla terra sono già state consumate. Quindi è come se una famiglia ha 100.000 euro in banca e uno stipendio di 10.000 euro annuali, faccio per esemplificare. Ad un certo punto dell'anno questa famiglia spende 10.000 euro e vuole tenere i suoi risparmi da parte, ma non li spende il 31 dicembre, li spende ad agosto. Da agosto in poi prende queste risorse in banca per andare avanti un anno, due anni, tre anni, alla fine queste risorse finiscono. Allora, con la terra sta succedendo proprio questo. Questo giorno, prima era novembre, ottobre, sapete quando c'è stato quest'anno? A fine agosto, quindi da settembre, ottobre, novembre e dicembre, l'uomo ha consumato un patrimonio naturale che sta lì messo da parte. Vi racconto un episodio per farvi capire. Nella prima sede dove sono stato era Teramo. Io andai a Teramo e mi occupavo di indagini in materia anche di ambiente. Un giorno mi prese la guardia forestale e mi disse andiamo a fare un giro sotto al Gran Sasso. Voi sapete che sotto al Gran Sasso passa l'autostrada, c'è il traforo. E si venne, andiamo a vedere. A un certo punto, quando stavamo facendo gli scavi del traforo, siamo arrivati in un posto e dalla montagna, il Gran Sasso, cioè la più alta montagna dell'Appennino, quasi 3.000 metri, dove stavamo scavando, usciva un getto d'acqua. Avete presente il rubinetto quando si apre, come dice mio figlio, a palla? Così, dalla montagna. Quella è andata avanti per anni. Quell'acqua era acqua che si era formata nel corso di milioni di anni, milioni, dentro la montagna. Cioè quella montagna era una montagna cava con un enorme serbatoio di acqua, enorme. Che fine ha fatto? Certo è che io da ragazzo mi ricordo andando in giro per la montagna
tutte le fontanelle della montagna, tutte erano, funzionavano, andate voi adesso, fatevi un giro, esce al massimo un filo d'acqua. Questo è un esempio, ho fatto l'esempio del mare di Pescara. Noi qui abbiamo la più grande discarica abusiva d'Europa. Se voi passate sull'autostrada, la più grande discarica, e potremmo andare avanti con l'esempio. Allora il discorso dell'ambiente è fondamentale. Qual è il rapporto? Ci fa piacere avere macchine, avere riscaldamento, certo. Quindi la soluzione non potrà che essere una soluzione della tecnica, la scienza dovrà trovare una risposta per produrre diversamente. Anche noi dobbiamo farci un esame di coscienza sui nostri stili di vita, dobbiamo trovare un punto di bilanciamento ed è la vostra generazione che dovrà affrontare questi problemi. Stessa cosa sugli alimenti, perché la produzione alimentare non è spesso una produzione genuina, cioè non è come una volta che si aveva la certezza, che si andava dal contadino, si prendeva il pomodoro di turno, si mangiava. Adesso noi mangiamo latte addizionato col calcio, prodotti che in qualche modo vengono modificati. Chi ci dà la garanzia? Questo è il problema, chi ce la dà la garanzia? Può essere secondo me sufficiente che ci sia una legge europea che stabilisce delle regole? Come state elaborando questa legge? Qual è il diritto del cittadino a verificare in concreto i pericoli che possono derivare da questa manipolazione? È tutto un versante che si ricollega a quello che vi ho detto prima, la trasparenza, la conoscenza, l'informazione. E qui arriviamo all'ultimo settore, siamo andati avanti, di cui vi parlerà il professor De Nico, la rete. Che la rete non soltanto riguarda il modo di comunicare tra le persone, ma è anche una miniera fondamentale di informazione. Può essere un'informazione a volte deviata o a volte taroccata, però se si ha la capacità critica di leggere le informazioni, allora noi possiamo essere cittadini più consapevoli. E allora qui concludo. La scuola è fondamentale anche per questo, perché in una società in grandissimo cambiamento come oggi, se non si acquisiscono le capacità di critica, di analisi, di consapevolezza delle situazioni, noi rischiamo di essere una massa di pecoroni, una massa di persone che pensano di essere libere, ma in realtà sono schiave dell'ignoranza, sono schiave della superficialità, sono schiave della mancanza di consapevolezza. Quindi occorre che il cittadino del futuro, i nuovi diritti partono dalla conoscenza, dalla libertà di conoscere e dall'autonomia del pensiero. Questo è fondamentale. E ricordate, c'è un passo bellissimo di chiunque della Divina Commedia. A un certo punto Ulisse, avete fatto l'Odissea, sapete, no? Ulisse a un certo punto si trova in una certa situazione, non vi sto dicendo cosa, vuole per forza, cioè il gioco di Sirene, lo conoscete, vuole per forza andare in un certo posto, anche se è pericoloso quella situazione. Quindi si fa legare questo personaggio mitologico, che però esprime proprio l'uomo, la volontà dell'uomo di andare oltre, si fa legare e dice ai suoi marinai che avevano paura di quella situazione pericolosa, che comunque voleva conoscere, fatti non foste per vivere come bruti, cioè come animali, ma per servire virtude e conoscenza. Cioè la conoscenza fondamentale per la scuola, questi incontri, non sono fini a se stessi, ma sono un momento per aprirsi. Quando andate in rete, non pensate soltanto a cercare questo, ma cercate di cogliere. Da qui dipenderà la vostra libertà. E auguri. Voglio iniziare da qualche domanda preliminare per conoscerci meglio. Qualche domanda banale. Quanti di voi hanno
così pochi? Non ci credo. Quanti di voi hanno un profilo Facebook? Ah, adesso ci siamo. Quanti di voi hanno uno smartphone? Ok. Quanti di voi accedono a Facebook dallo smartphone? Praticamente quasi tutti. Va bene. Allora, io vorrei con voi, di che cosa vorrei parlare oggi? Vorrei parlare, provo a dirlo molto, molto rapidamente, però vorrei, ripeto, vorrei che ci fosse possibilmente uno scambio. Allora io vorrei con voi cercare di capire se il principio di legalità, in linea di massima, diciamo il principio per il quale sostanzialmente tutte le attività umane devono essere, sono sottoposte alla legge, alla legalità della legge, se questo principio può valere anche e vale anche in internet, nelle attività che tutti noi svolgiamo, per esempio anche a partire dal nostro profilo di social media. Io mi soffermerò molto sui rischi, sui possibili effetti, diciamo così, collaterali legati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, della rete, di Facebook, eccetera, eccetera. Ma non perché questo sia l'aspetto prevalente, semplicemente perché do per scontato che tutti noi sappiamo benissimo qual è la forza delle nuove tecnologie, qual è la potenza, qual è la capacità di interconnessione, la capacità, come diceva il dottor Fumiani prima, di metterci a contatto con un mare di conoscenza preziosissima, talvolta anche il mare della rete inquinato da un'informazione, diciamo, non esattamente affidabile, non esattamente pura. Tuttavia, sicuramente, diciamo così, le nuove tecnologie, quello che noi oggi anche ufficialmente chiamiamo il nuovo contesto digitale, la società dell'informazione globale, sicuramente ci ha dato delle grandissime nuove opportunità. Io non mi soffermerò su queste, mi soffermerò di più su potenziali rischi, su possibili effetti, diciamo, collaterali, perché l'obiettivo del mio intervento dovrebbe essere quello, possibilmente, di... Sì. Allora, scusate, l'acustica non è perfetta ed è vero, però è anche molto inficiata dai nostri dialoghi interni. Proviamo a metterci nella posizione di ascolto migliore, se no l'avvocato Dominico perde tempo e tutto sommato anche noi. Che dite? Vogliamo fare un tentativo di ascolto reciproco in modo che poi sulla questione di internet io so che c'erano anche molte domande, quindi proviamo ad ascoltare. Dimmi. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Proviamo, chiedo una collaborazione. Se c'è maggiore attenzione, silenzio, probabilmente riusciamo a sentire meglio. No, l'inquinamento acustico non è, o meglio, è in parte della platea di costituzione legalità. L'inquinamento acustico è nella scuola. Ecco, quindi dobbiamo cercare di capire se i ragazzi vogliono collaborare anche un attimo con gli altri delle altre classi per farci ascoltare, perché sto facendo una fatica terribile. Le cose sono interessantissime, stupende, state conducendo, i relatori stanno conducendo benissimo questa relazione, quindi noi siamo molto interessati ad ascoltarla, però veramente stiamo facendo molta fatica. Proviamo da capo, facciamo un tentativo.
ci proviamo. Diciamo che il contesto è molto da mercato generale, come un movimento complessivo. Diciamo che apprezziamo la vitalità, però è molto difficile fare una riflessione su alcune questioni. Mi viene da pensare che forse potrei partire con un video per farvi un po' capire quello di cui vorrei parlare, se riesco a scorrere rapidamente. Vi faccio vedere un video che un po' io vi vorrei far vedere alcune situazioni di utilizzo improprio, diciamo, di alcuni servizi di social network, per esempio alcune cose che succedono in internet. Che cosa prevede la legge per situazioni di questo tipo, e poi però vi vorrei far vedere anche come la consapevolezza che ciascuno di noi ha dell'uso che fa della rete è molto importante. Vi faccio vedere questo video, se funziona. Proviamo. Thank you.
nostra identità in rete, una nostra identità digitale che tutto il mondo può verificare, a cui tutti possono potenzialmente accedere e che può condizionare delle scelte che a loro volta possono essere determinanti per la nostra vita, per la nostra carriera e anche per i nostri effetti. Quindi bisogna pensarci molto bene. Allora, io volevo porre alcuni interrogativi molto banali. Voi pensate che il vostro profilo di social network, visto che ce l'avete tutti, facciamo sempre Facebook, è uno spazio libero nel senso più estremo del termine, libero nel senso che ciascuno su di esso, in esso può scrivere tutto quello che gli passa per la mente senza che questo possa avere poi delle conseguenze? Io credo di no, spero di no, spero che non pensiate questo, perché invece quello che voi scrivete nel vostro profilo di social network può essere pieno, diciamo, di conseguenze, può dar luogo a una serie di conseguenze anche sul piano giuridico. Io vi farò vedere alcuni esempi che ho tratto, diciamo, dalla cronaca, una cronaca anche abruzzese fondamentalmente, a proposito di alcuni usi inappropriati dei servizi online. A proposito, diciamo, alcuni piccoli esempi di uso in proprio. Questo viene dal mondo della scuola, è una notizia che ho tratto dal quotidiano Centro, il luogo di svolgimento, diciamo, è Teramo. Una studentessa bruciata decide in qualche modo di ritiene di doversi vendicare, tra virgolette, nei confronti dell'insegnante che l'ha censurata per il suo rendimento scolastico e organizza in qualche modo una vera e propria aggressione online che si manifesta in una serie, diciamo, di ingiurie e di apprezzamenti molto poco garbati nei confronti di questa insegnante insieme con altre amiche. Tutto questo avviene su Facebook, ma come vi dicevo, quello che si svolge online, l'online, il web, non è il far west, anche se spesso lo sembra, e quindi non è un porto franco, perché in questo caso l'insegnante ha sporto una denuncia querela nei confronti delle persone che erano, si sono rese responsabili di questo comportamento, e questo ha innescato un procedimento giudiziario a carico di queste persone. E vi faccio vedere una cosa: il codice penale, che prevede all'articolo 595 il reato di diffamazione, prevede che la pena sia maggiore, la sanzione penale è maggiore quando l'offesa che viene, che può essere arrecata, diciamo, ad una persona, viene, se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. In questo caso, che cosa si rischia? Si rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quindi pensateci bene quando sul vostro profilo di social network decidete di bersagliare qualcuno o di esprimere degli apprezzamenti esageratamente offensivi nei confronti di qualcuno. Vi faccio vedere quest'altro profilo Facebook, che era stato creato da qualche buon tempone, molto poco avvezzo a praticare bene la lingua italiana, devo dire, anche per come l'avevo scritto. Non so se leggete, questo era l'invito: se vuoi insultare qualcuno o qualcosa, non so come si possa insultare qualcosa, all'interno dell'Università dell'Aquila, ma non hai mai avuto l'occasione di farlo, mandaci un messaggio privato e lo posteremo nel totale rispetto anonimato, che è una bufala, perché il totale rispetto dell'anonimato in Facebook è pressoché impossibile, perché a fronte eventualmente di una dichiarazione che fosse pubblicata all'interno di questo spazio, che per fortuna adesso non esiste più, ma una dichiarazione eventualmente tale da integrare il reato di diffamazione, come vi ho fatto vedere nella slide
precedenti, quasi sicuramente la polizia postale nel 90% dei casi sarebbe in grado di risalire all'indirizzo IP, cioè all'indirizzo elettronico del computer dal quale è partito il post diffamatorio, che ne dicano, diciamo, i gestori ignoranti di questo improvvisato profilo Facebook, che per fortuna non esiste più, ma che sto usando come un esempio per dimostrare qualcosa che voi conoscete meglio di me, di comportamenti non proprio, diciamo così, edificanti, che talvolta si rinvengono nel vasto e variegato mondo della rete. Ma qual è un altro comportamento che talvolta si verifica? Talvolta si verifica come una sfida, talvolta si verifica come uno scherzo pesante, quello di cercare e di magari talvolta riuscire ad accedere al profilo Facebook di qualcun altro, ok? Anche questo, un episodio di cronaca: entra nel profilo Facebook di un altro, donna condannata a 8 mesi a Basso. Che cosa, perché è stata condannata? Perché è vietato dalla legge introdursi in uno spazio virtuale protetto da codici di accesso, quale ad esempio la Basso, che protegge il profilo Facebook di ciascuno. Alcuni studenti, all'università, in un corso, durante un corso mi hanno chiesto, c'erano alcuni abbastanza, diciamo, bravi e un po' stratificati nell'uso delle tecnologie, avevano addirittura registrato un video nel quale spiegavano attraverso quali passaggi potevano violare il proprio Facebook e l'avevano fatto in questo live. E a un certo punto, dopo aver seguito la mia lezione, mi hanno chiesto se rischiavano qualcosa e io ho detto loro assolutamente sì, e quindi hanno immediatamente tolto dalla rete. Questo perché, voglio dire, anche questi studenti, che sono studenti universitari, talvolta si sottovaluta il significato delle proprie azioni e le possibili conseguenze anche giuridiche delle proprie azioni. Perché c'è una norma nel codice penale, articolo 615 ter, che prevede proprio il reato dell'accesso abusivo ad un sistema informatico. Quindi chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico emblematico protetto da misure di sicurezza e un profilo Facebook corrisponde a questa fattispecie, ovvero che si mantiene contro la volontà espressa o tacita, è punito con la reclusione fino a 3 anni. Dopodiché, se io non solo accedo a questo profilo, ma una volta che ci sto dentro, come dire, lo danneggio, ad esempio cancello le foto, cancello tutto quello che il legittimo titolare del profilo eventualmente vi ha costruito e caricato, e io vado oltre e vado in un'ipotesi aggravata, che se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema, ecco allora che la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Quindi rendiamoci conto del significato delle azioni che possiamo compiere. Quanti di voi conoscono Ask4Me? Ragazzi, quanti di voi conoscono il servizio online Ask4Me? Non ci credo che non lo conosciate. Ah, siete un po', non so se c'è un fuso orario nel momento in cui parte la domanda a quando arriva, però in genere, diciamo, rispondete dopo parecchio tempo. Quanti di voi hanno un profilo Ask4Me? Solo lui ha il coraggio, ma non è mica vietato, no, ce ne sono diversi. Allora, ci vuoi raccontare? Ti va di venire qua un momento? Ti va di venire? Vieni, 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 dai, 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 vieni, 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 ci vuole incoraggiare. Di corsa, veloce, 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 dai, 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 dai. No, semplicemente ti chiedo di spiegare ai tuoi colleghi un po' come funziona Ask4Me, che cosa ti è curioso. Ma fanno finta di no, è curioso. Dai, dimmi, dai. Dai. Allora, praticamente Ask è una social network
Vabbè, vuoi rispondere sinceramente oppure anche dire, cioè non sono fatti tuoi sinceramente, però la maggior parte delle volte ASC è un mezzo per, diciamo, rompere le scatole alla gente, perché tutti vanno a chiedere mezzo per rompere le scatole alla gente, perché tutti vanno a chiedere cose troppo personali, ma tu non vuoi rispondere, quindi molte volte appunto o hai addirittura offendere l'anonimo, oppure è lui che ti offende appunto per rispondere, quindi cioè, insomma, chi è un po' di carattere non è consigliabile, perché un po' ti scoccia. È perfetto, come ti chiami? Mauro. Quello che ha detto Mauro è perfetto, secondo me. Lo conoscete, no? Ask4Me è un social che nasce in Polonia nel 2010 e, diciamo, la versione buona della finalità di questo social è che, ad esempio, oggi molti di voi, no? Tutti quanti voi avete ascoltato con attenzione l'intervento del dottor Fignani, timidi qui nel porre domande, allora dice, allora io gli faccio una domanda in forma anonima. Allora, mettiamo che quel dottor Fignani non ce l'ha, ma avesse un profilo su Ask4Me, allora tutti quelli che avrebbero voluto fare una domanda stamattina, ma avevano un po' di cuore nel porla, in maniera anonima, perché in maniera anonima chi pone la domanda può porla e è impostato di default per porre la domanda in maniera anonima, ok? Però si può porre la domanda in maniera anonima solo tra gli iscritti a Ask4Me, ok? Questa è la versione buona, quindi vincere la timidezza. La versione, diciamo, più reale, realistica, è quella che ci ha dato Mauro, e cioè che molto spesso, schermandosi dietro questo anonimato reale o presunto, adesso lo vediamo, in realtà questo servizio ha fatto molto discutere questa piattaforma, perché è diventata uno sfogatoio delle peggiori pulsioni che, schermandosi appunto, ripeto, dietro l'anonimato, hanno reso possibile delle vere e proprie azioni di stalking nei confronti di alcune persone state prese a pensare. E allora, purtroppo, vi devo far prendere come esempio il caso molto grave che si è verificato purtroppo poco tempo fa a Padova l'anno scorso, dove una ragazzina di 14 anni si è uccisa e, diciamo, le indagini hanno riguardato anche una serie di azioni violente di cui è stata vittima questa ragazzina attraverso Ask4Me. Qui voi sicuramente lo leggete bene, ma si leggono, diciamo, alcuni dei messaggi anonimi che gli sono stati mandati. Se potessi una parola per descrivere che potesse avere, spero che uno di questi giorni ti taglierai la vena importantissima che c'è sul braccio emorroidale. Secondo me tu stai bene da sola, fai schifo come persona, cosa sta, ti tagli? Mandaci una foto. Come vedete, messaggi non proprio carini, non proprio educati, diciamo pure dei messaggi, ma due cose. Primo, Ask4Me è veramente certamente anonimo? No, perché vale lo stesso discorso che facevo prima. Se in alcuni di questi messaggi fosse possibile individuare un comportamento deviante rispetto alla legalità, un comportamento di reato, sicuramente sarebbe possibile risalire agli autori dell'invio di questi messaggi nella maggior parte dei casi. Ma è possibile configurare l'ipotesi di reato in una situazione di questo tipo? Sicuramente sì, sicuramente sì. L'articolo 612 bis del codice penale, che è quello che la stampa ci ha insegnato a chiamare stalking e che il codice penale chiama atti persecutori, se inizia a 5 anni chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o di paura, eccetera eccetera eccetera.
reato avviene online, perché il reato di stalking o di altri persecutori può avvenire sia, diciamo così, nella vita reale, attraverso i cosiddetti atti di bullismo, bullismo che si può svolgere, diciamo, nel contatto reale, personale tra le persone, ma anche attraverso quello che possiamo chiamare cyberbullismo, e quindi utilizzando gli strumenti informatici o telematici, o avendo come teatro di svolgimento la rete, i profili social, eccetera, eccetera. Ecco, bisogna sapere che questi comportamenti sono severamente puniti dalla legge, e bisogna sapere che quando si commette un reato di questo tipo non c'è soltanto la sanzione penale, ma poi c'è anche il risarcimento del danno. Bisogna anche mettere mano al portafoglio per risarcire la vittima del reato. E questo è un esempio. Questo è avvenuto a Sulmona. A Sulmona c'è stata una vicenda molto brutta che ha riguardato un gruppo di minori che hanno cominciato a far circolare tra loro una foto che in qualche modo avevano avuto di una ragazzina non proprio vestita, diciamo, questa foto. C'è stato il proscioglimento rispetto alla responsabilità penale, ma è stata comunque avviata un'azione civilistica per chiedere un risarcimento del danno. I genitori, diciamo, di questi ragazzi avranno qualche problema perché dovranno far fronte a una importante richiesta di risarcimento del danno. Ma voglio però per trasparenza dire anche un'altra cosa: ma soltanto i ragazzi sono incappano, diciamo così, in qualche trappola della rete? Solo i ragazzi sono autori di comportamenti inappropriati? Siccome siamo, diciamo, con i ragazzi, forse però ci sono anche degli insegnanti, purtroppo devo dire che non è così, o per fortuna non è così, comunque ci sono molti adulti e non proprio degli sprovveduti, almeno stando, diciamo, ai loro titoli talvolta, incappano in comportamenti a dir poco inappropriati. E di qualche mese fa questa notizia di stampa che ho ripreso, che vi presento, ma l'avrete letta, riguarda proprio questo territorio, questa città. Politici, imprenditori, vittime di ricatti, perché, diciamo, si fanno abbindolare attraverso i social network in un rapporto erotico barra telematico, che poi nella prassi si spinge a chiedere loro di compiere determinati atti, diciamo, di autoerotismo o qualcosa del genere davanti a una video chat, ma dall'altra parte c'è qualcuno che li filma per poi ricattarli. È un episodio che si è verificato, che si verifica, dove i protagonisti non erano dei giovani inesperti, ma erano degli adulti, professionisti, imprenditori. E vi faccio vedere quest'altra cosa che può sembrare simpatica, ma in realtà, come dire, secondo me è indicativa della scarsa consapevolezza che si ha nell'utilizzo degli strumenti informatici e dei servizi online. Questa volta di incappare, diciamo così, nella buccia di banana è un professionista della comunicazione, e io ne conosco altri di casi che mi sono stati anche sottoposti, diciamo, professionalmente, rispetto ai quali quindi può essere un professionale, ma vi garantisco che ci sono diversi casi di professionisti della comunicazione che incappano in comportamenti inadeguati sui loro profili di social network. Che cosa è accaduto? Praticamente non tutti riescono a leggere. Un telecronista della rete televisiva Sky, che commentava le partite in casa della Nocerina Calcio, sul proprio profilo Facebook, quindi privato, personale, ha scritto dei commenti molto pesanti una settimana prima dell'incontro di calcio Nocerina Verona su Romea Giulietta, i veronesi,
con pesanti allusioni, eccetera, eccetera, e il direttore della rete lo ha rimosso dalla funzione. Anche qui, spesso non ci si rende conto, e neanche i professionisti della comunicazione, che il proprio profilo Facebook, a maggior ragione se è un profilo pubblico, è in tutto e per tutto uno spazio, una piazza virtuale, uno spazio al quale tutti possono accedere, quindi tutto quello che viene inserito all'interno di questo spazio è come configura, diciamo, una attività che nel codice della privacy viene definita di diffusione di dati, cioè quelle informazioni vengono portate a conoscenza di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti, e quindi tutto quello che io scrivo e inserisco potenzialmente può avere delle conseguenze sul piano legale, sul piano giuridico, sul piano delle responsabilità. Allo stesso modo, questo che cosa significa? Che se io decido di pubblicare sul mio profilo social network informazioni di altri, quali sono le informazioni di altri? Le foto, le immagini dei miei amici, di persone che conosco, ma anche di persone che non conosco, io dovrei avere il preventivo consenso espresso di quelle persone, altrimenti sto effettuando un trattamento di dati che è illegittimo, perché non avviene in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali. Altra situazione che si può verificare è quella della sostituzione di persone nel web, quello che i giornalisti chiamano il furto d'identità. Ma il furto d'identità non è soltanto quello, ad esempio, se io realizzassi un profilo di social network mettendo il nome e cognome di Mauro, io potrei facilmente farlo. Ma questa attività è un'attività che è vietata dalla legge, ok? E se c'è anche la volontà di arrecare un danno a Mauro o di avere io un vantaggio da questa attività, siamo in un'ipotesi di reato prevista dall'articolo 494. Ma non è soltanto questo il caso del furto d'identità. Io vi riporto qui un passaggio della Corte di Cassazione, di cui abbiamo qui un rappresentante vivente, che ha riconosciuto la configurabilità della sostituzione di persona anche in un'altra ipotesi. Che cosa era successo? Era successo che qualcuno, andando in una chat line, diciamo, di contenuto erotico, ha inserito un numero di cellulare di un'altra persona. In questo caso, lasciando intendere, evidentemente, una disponibilità a ricevere informazioni, messaggi, contenuto erotico su questo numero di utenza cellulare. Ecco, qualcuno può pensare che ha fatto uno scherzo. No, ragazzi, ha commesso un reato, il reato di sostituzione di persone. Bisogna sapere, bisogna riflettere bene, bisogna riflettere molto bene. E poi ci sono altre situazioni ancora. Quindi una delle questioni fondamentali è sicuramente quella della consapevolezza. Vi voglio far vedere, provo a farvi vedere, un video, o meglio, un collage di tre video brevi che hanno realizzato alcuni miei studenti nell'ambito di un corso che tengo all'università in estate, diciamo così, sul diritto di Facebook e sulla legalità del web, a proposito proprio della consapevolezza dell'utilizzo dei social network. E poi, se abbiamo il tempo, vorrei con voi ragionare di un'altra cosa, di altre due cose, se siete interessati. Primo, scaricare materiale da internet. Voi non lo fate,
vero? Non lo fa nessuno. Non lo fate, lo fanno tutti, lo fate tutti. Allora, vediamo che cosa significa per la legge scaricare materiale da internet, che tipo di materiale, o addirittura condividerlo con i programmi di condivisione, il cosiddetto peer-to-peer. E poi vorrei accennare almeno con voi a proposito del diritto all'oblio. Non so se ne avete sentito parlare, cioè se esiste o meno la possibilità di esigere che, ad esempio, Google non presenti i risultati associati al nostro nome quando qualcuno fa una ricerca e mette il nostro nome e cognome. Mi sono spiegato? Voi sapete che se io metto Sandro Pinto su Google, escono delle pagine web che sono state indicizzate, no, dal motore di ricerca, che la ricerca ha cercato nella rete e ha trovato le pagine web dove ricorre questo nome. Il diritto all'oblio dovrebbe o potrebbe essere il diritto di ciascuno, a certe condizioni, di poter esigere dal motore di ricerca di venire deindicizzati, cioè che non vengano presentate le pagine web o alcune pagine web legate al nostro nome quando questo viene inserito nella stringa di ricerca del motore di ricerca. Mi sono spiegato? Vediamo prima il video? Siete attenti? Attentissimi. Quando vedi una tua immagine qui, non puoi più dire nulla. Tutti possono vedere. La tua famiglia, i tuoi amici, la famiglia, posta con la testa.
vediamo un attimo, così la vedete. Scaricare queste cose che ho detto, musica o film,
non tutte le opere dell'ingegno, tra virgolette, sono uguali dal punto di vista della protezione giuridica e delle conseguenze per chi compie delle azioni in violazione del diritto. Diverso è il caso della condivisione, cioè dove io non mi limito a scaricare, ma diciamo così, partecipo attivamente alla messa a disposizione anche di altri di film, musica, materiale protetto, quello che chiamiamo peer to peer. Allora, la condivisione non solo è illegale, ma è anche penalmente rilevante. Quindi se io decido di partecipare alla vita di condivisione, sto commettendo un reato. E il reato cambia, la gravità del reato, a seconda che io faccia questa attività con o senza un fine di lucro. Cioè se io metto a disposizione questo materiale ma non chiedo indietro del denaro per questo, è vero che commetto un reato, ma la sanzione prevista è una sanzione di tipo economico, una multa da 51 a 2000 euro. Se invece lo faccio con un fine di lucro, allora le cose cambiano, perché la reclusione diventa pesante, c'è cioè la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 2.500 a 15.000 euro. Quindi questa è, diciamo, la situazione che si verifica per la condivisione di opere online. Ci sono domande su questo? Se non ci sono domande, io farei qui la pausa per parlare dopo. Facciamo adesso la pausa e alla fine di questo intervallo ci ritroviamo per le domande finali. Bene.
Successivamente, c'è stata una restrizione anche delle eccezioni, per cui anche il libro, in realtà io oggi lo posso copiare soltanto nel limite del 15%, in realtà, no? Se vado a fare un copio di libro, poi nessuno mi verrà a contestare nulla se il libro che io ho acquistato e lo fotocopio per il mio personale. Quando invece metto online un libro, in realtà io non sto prestando quel libro, ma sto facendo un'altra copia di quell'opera e soprattutto mettendola all'interno di un sistema di condivisione, sto consentendo di fruire di quell'opera ad un numero indeterminabile di soggetti, perché cerca nella rete l'amicizia
quello che c'è, non è che il motore di ricerca crea un'informazione autonomamente. Il motore di ricerca, appunto, individua informazioni che sono già presenti. Quindi vuol dire che ci sono dei siti nella rete che riportano quell'articolo e quella informazione. Ok? Quello, la vera questione è se il singolo cittadino, se la singola persona può vantare, a proposito dei diritti e dei diritti fondamentali che riguardano la famiglia, dobbiamo chiederci se il diritto al, diciamo così, al governo delle informazioni che ci riguardano sia un diritto esistente e riconosciuto, cioè se ciascuno di noi ha il potere e il diritto di esercitare il controllo sulle informazioni che ci riguardano. Ora, in linea di principio, questo diritto, diciamo così, che esiste è riconosciuto, ad esempio, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 8, in base al quale ciascuno ha il diritto, diciamo così, alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Però il diritto alla protezione dei dati personali che ci riguardano deve confrontarsi con un altro diritto fondamentale, che è il diritto di cronaca, il diritto all'informazione, il diritto alla manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito anche nel nostro ordinamento, l'articolo 21, nonché con il diritto di cittadini ad essere informati. Ecco quindi che le cose si complicano. Inoltre, ci erano stati vari tentativi di cittadini di rivolgersi direttamente al motore di ricerca per chiedere quello che vi dicevo prima, cioè deindicità, cioè di togliere dai risultati di una ricerca che il motore fa, togliere quando restituisce i risultati, risultati che si riferiscono alla persona che non vuole che le informazioni che lo riguardano siano presentate. Allora vi devo dire che su questo c'è una evoluzione in corso, soprattutto nella interpretazione di questo diritto che viene chiamato diritto all'oblio, cioè che letteralmente sarebbe il diritto di essere dimenticati, diritto all'oblio. C'è un'evoluzione in atto, soprattutto da parte dell'interpretazione che ne danno i giudici. Vado al sodo, cerco di andare al sodo e vi dico due o tre cose. Primo, la Corte di Cassazione, che abbiamo avuto qui rappresentata fisicamente fino a poco tempo fa, in una sentenza del 2012 e del 2013, ha riconosciuto il diritto all'oblio, ma lo ha configurato non tanto come un diritto alla cancellazione della memoria, quanto un diritto alla completezza e alla integrazione della memoria, che significa che il mio cliente prima avrebbe diritto, secondo la Cassazione, ad esigere non che siano cancellati quegli articoli che lo riguardano, ma ad esigere che il giornale che riporta quell'articolo nel proprio sito colleghi a quella notizia l'evoluzione della vicenda nella sua completezza, in maniera tale che quando io faccio una ricerca attraverso un motore di ricerca o anche nel sito del quotidiano che riporta quell'articolo che parla di Antonio Rossi indagato per corruzione nel 2005, ci sia anche all'integrazione di quella notizia l'evoluzione della vicenda che riporti anche la notizia dell'archiviazione del procedimento penale che riguardava Antonio Rossi, che è stato archiviato prima ancora che si aggravasse all'udienza preliminare. Quindi la Cassazione ha ricostruito, in qualche modo ha riconosciuto l'esistenza di un diritto all'oblio, ma lo ha configurato come non tanto un diritto alla cancellazione di pezzi di storia,
quanto come il diritto del singolo ad avere una rappresentazione della propria vicenda completa, integrata. Le cose sono ulteriormente andate avanti quando nel 2014, lo scorso anno, c'è stata una sentenza storica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in soldoni, che cosa ha riconosciuto? Ha riconosciuto, vi faccio vedere, avevo una slide su questo, ve la faccio vedere perché è un copia e incolla, diciamo, che è abbastanza fondamentale, e magari su questo, non so se ci sono domande, volentieri rispondo. Ecco che cosa ha detto la Corte di Giustizia. La vicenda era nata da un cittadino spagnolo che chiedeva che Google, guardate, il gestore di un motore di ricerca, questa è la Corte di Giustizia che parla, è obbligato a sopprimere dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellate dalle pagine web di pubblicazione, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tale pagina web sia di per sé illecita. È un fatto storico, una decisione storica che deve ancora, come dire, assestarsi bene nel mondo del diritto, ha scosso molto il mondo del diritto, poi la sentenza è molto più articolata, ovviamente questo principio vale meno se la persona alla quale quelle informazioni si riferiscono è un personaggio pubblico e se la vicenda è una vicenda che ha una notevole rilevanza per la pubblica informazione e per la conoscenza, diciamo, di fatti da parte del pubblico. Okay? Quindi è, diciamo, una evoluzione, come diceva il dottor Signani, è una evoluzione dei diritti fondamentali, a seconda poi delle volte se anche, diciamo, del contesto, in questo caso, del contesto tecnologico, del contesto mediatico. Ci sono domande? Mi piacerebbe che facessero delle domande. Io vi rispondo volentieri se ci sono domande. Potrei anche cosa per rispondere. Io non sono su Asprofi, quindi non vi posso rispondere con una domanda. Mi sento che avrei immaginato che sulle questioni di internet e del web ci sarebbe stato un po' più dibattito, che è una cosa che conoscete e quindi pensate che non avete bisogno di altre spiegazioni. C'è una mano alzata. Prima che cambi idea, affrontiamo. Buongiorno. Non è comunque edulcorazione? Non è comunque edulcorazione eliminare la visibilità di quanto di negativo è appartenuto alla nostra esistenza? Sono sicuro di aver sentito bene. Come dicevo, in realtà non c'è una norma giuridica espressa né nell'ordinamento europeo né in nessun ordinamento nazionale europeo, quindi in nessuno degli stati membri esiste oggi una norma che espressamente preveda il diritto all'oblio, solo che la giurisprudenza l'ha estrapolato questo diritto dal contesto normativo esistente.
Diciamo che questo altra cosa, c'è un nuovo regolamento europeo che sta per essere approvato, che è un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che prevederà espressamente il diritto all'oblio. Che cosa dirà questo regolamento per contemperare questo diritto con il diritto ad essere informati e con la libera manifestazione del pensiero? Dirà che questo diritto troverà un limite nel diritto di cronaca, che tende ad essere prevalente, e nel diritto alla libera manifestazione del pensiero. Ecco, per cui ritengo che difficilmente potranno essere cancellate in realtà dal web delle informazioni che sono il risultato dell'esercizio del diritto di cronaca o della libera manifestazione del pensiero. Allora, poiché siamo andati a concludere, vi faccio vedere un ultimissimo, c'è una domanda. Adesso ti scaterò le domande. Ce n'è una in fondo a sinistra e una al centro. Allora, ciao. Noi vediamo notevole, magari internet e Google, che mette in circolazione, appunto questa informazione che alla fine mettiamo noi, però al Big Drive, al Live non facciamo mai nulla. Cioè, si sente adesso. Allora, noi mettiamo sempre la colpa, no? In internet, a Google, che mette informazioni su di noi, che alla fine mettiamo noi stessi. Invece del colare, del vibraglio, non si mette mai la colpa, cioè comunque è anche colpire la libertà di parola, come è successo a Parigi per esempio. Mettiamo sempre la colpa a internet, che alla fine informazioni che sono a noi. Cioè, lei dice la responsabilità non è dei motori di ricerca, ma la responsabilità è di chi mette quelle informazioni. Assolutamente sì, perché i motori di ricerca tendono ad essere tendenzialmente neutri. Infatti, poi, voglio dire, se quelle informazioni dovessero avere un contenuto lesivo della dignità della persona, non è che noi possiamo avviare un'azione penale o civile verso il motore di ricerca, ma noi quell'azione potremmo averla soltanto nei confronti dei soggetti che hanno prodotto quella informazione. Google si limita a incisare, a presentare quello che altri hanno messo. La domanda da fondo? Se secondo lei la tecnologia diventa troppo impotente? La tecnologia, secondo lei, sta diventando troppo invadente? Ah, se la tecnologia sta diventando troppo invadente? Sì, sì, no, ho capito la domanda. Allora, la domanda richiederebbe un'altra conferenza. Allora, sicuramente la tecnologia è uno strumento, ed è uno strumento fantastico, che ci aiuta a risolvere moltissimi problemi, e però qualche effetto collaterale ce l'ha. E tra gli effetti collaterali ci sono potenziali rischi di forte intrusione nella vita finale. In questo momento storico noi siamo nel momento nel quale è più forte storicamente, dal punto di vista giuridico formale, il riconoscimento del diritto alla privacy. Paradossalmente, però, e può sembrare proprio un paradosso, nel momento storico nel quale il diritto alla privacy, alla protezione dei dati personali, è riconosciuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi è un diritto fortissimo sul piano giuridico formale, questo è anche il momento nel quale è più forte e violenta la violazione in concreto degli spazi di privacy e di riservatezza, ma a livelli stratosferici nonché pianificati anche da poteri statuali. Prima veniva ricordato il Patriot Act, ma voi sapete benissimo dello scandalo chiamato DataGate, in base al quale è risultato che addirittura venivano intercettati
diciamo, ecco, c'è una tensione continua tra, da un lato, i diritti e la difesa e la valorizzazione di questi diritti, e dall'altro un uso delle tecnologie in buona o in mala fede per, diciamo così, per effettuare, diciamo, un'invasione sempre più forte nella nostra sfera privata. Ma non bisogna andare neanche tanto più lontano. Voi sapete quanto sia diffuso il metodo della profilazione delle nostre scelte effettuate nel corso della navigazione in internet al fine di individuare i nostri gusti, al fine di individuare le nostre propensioni al consumo, affinché poi ci vengano presentate delle pubblicità che più possono cogliere le nostre inclinazioni, i nostri punti deboli. E quindi c'è un forte tentativo di piegare verso interessi economici molto forti l'uso delle tecnologie. Diciamo che è un confronto dinamico in continua evoluzione e al fine di arginare gli aspetti patologici di questa questione, per esempio, che la Camera dei Deputati in Italia ha assunto un'iniziativa per la stesura di una carta dei diritti di Internet che si vorrebbe proporre su scala mondiale al fine, diciamo, di garantire che i diritti fondamentali in rete siano sempre rispettati. Io vorrei concludere con un video di 2 minuti che è... Ah, c'è una domanda? Sì, tutto, vabbè, buongiorno. E la mia domanda è... Si sente bene? Parla più lentamente che vuoi. Allora, la mia domanda è... Perché noi dovremmo sentirci al sicuro quando sappiamo, quando che ne so, abbiamo proprio Facebook e dico i dati personali, se non vuoi condividerli, non so. Allora, perché dobbiamo sentirci al sicuro? Faccio molto più semplice. Perché dovremmo sentirci al sicuro se in determinati siti c'è scritto che il nostro profilo, le nostre informazioni sono private e tutto il resto? Mentre sappiamo comunque che ci sono delle agenzie al di sopra dei governi che sono al di sopra dei governi che la violano già solo per il pensiero di, non lo so dire, mi sono perso. No, ho capito. Allora, la risposta è semplice: noi non ci dobbiamo sentire al sicuro. Noi possiamo fare affidamento sulle leggi, sulle autorità, però il primo vero strumento di tutela e di garanzia siamo noi stessi, cioè la consapevolezza del fatto che ci muoviamo comunque in un ambiente che ha delle incertezze. Se non c'è bisogno di installare nuove norme sull'argomento internet. Non sento. Non c'è bisogno di instaurare nuove norme sull'argomento internet, perché chi dovrebbe proteggerci? Già viola la nostra privacy. Già solo quando sporgi denuncia la polizia postale, viene esaminato il profilo tuo e il profilo di quello che... Allora, il problema, io ho sentito poco, però il problema non è tanto un problema, diciamo, di norme, anche perché, diciamo, molte delle norme ce le abbiamo. In realtà è più un problema di effettività della norma, cioè di rendere applicabile la norma. Diciamo, in questa direzione andrebbe questa carta, per esempio, dei diritti di internet, che si vorrebbe fare in modo che fosse fatta propria, diciamo, da tutti i governi mondiali, in modo da dare maggiori garanzie sul fatto che non ci siano dei porti franchi per furbi e disonesti che utilizzano la rete internet. Anche perché adesso non la rete internet, anche i telefoni, provincia per sé, la rete cellulare. Assolutamente, vale un po' per tutte le tecnologie. A tale proposito ci va proprio a fagiolo questo video. Lo faccio vedere, l'ultima cosa che vi faccio vedere.
con i social network che ci divertiamo. Io aspetta, il volume al massimo. Proviamo. Non posso amplificare di più. Quando ti connetti a un social network, connetti anche la testa. Che bello usare il web per comunicare, cercare informazioni, postare idee e emozioni attraverso parole, musica, foto e filmati. Con i social network ci divertiamo, studiamo le carte di amicizie, ricerchiamo notizie dal mondo e possiamo... Faccio un altro tentativo, provo con... Ma non si può alzare il volume qui? Si sente? Con i social network ci divertiamo, costruiamo le carte di amicizie, ricerchiamo notizie dal mondo e possiamo perfino usarli per studiare e lavorare. Mondo intero che oggi è sempre letteralmente a portata di mano grazie a smartphone e tablet. Un mondo che però può presentare anche qualche rischio. Intanto cerca di ricordarti che tutto quello che pubblichi probabilmente rimarrà lì per sempre e che puoi anche perdere definitivamente il controllo. Oggi magari sei contento che tutti possano leggere i tuoi pensieri o vedere le tue foto, ma domani? Prima di mettere qualcosa online, fammi qualche domanda, tipo, vuoi davvero che tutti sappiano certe cose di te? Cosa fai, cosa pensi, dove vai, quindi condividere certe informazioni è un'arma da preparare. Ad esempio, è divertente scrivere che è una festa che tutto un po' troppo attiva agli amici e postare magari anche una foto o un video, ma cosa potrebbero pensare i tuoi genitori, i tuoi professori, o addirittura che domani ti farà un colloquio di lavoro? E poi, le cose che pubblichi possono offendere qualcuno? Sei sicuro che i tuoi amici siano contenti di vedere online foto in cui ci sono anche loro o che certe battute piacciono davvero a tutti? C'è un altro aspetto importante, hai mai sentito parlare di ladri di identità? Persone che girano in internet per rubare i tuoi dati personali, usarli poi per contestarti dei messaggi o addirittura per compiere reati. Quando analizzi, segui alcune regole per proteggerti dai malintenzionati. In primo luogo, stai attento a non comunicare sconosciuti alcune informazioni molto personali, come il tuo indirizzo, il numero di cellulare o il numero di carta di credito, se ne hai una. E poi non accettare amicizie a caso. Avere molti contatti sui social network è bello, ma non puoi mai sapere con chi hai a che fare, se per caso accatti le intenzioni. Infine, conserva solo per te la password di accesso ai social network e ricorda di cambiarlo ogni tanto. E cerca di usare il password per differenti per accedere a siti diversi e alla posta elettronica, perché altrimenti rubata la password e rubano tutte. La miglior difesa è informarsi. In ogni social network c'è una pagina che spiega come vengono gestite le notizie che ti riguardano. Cerca di leggerla, scoprirai cose molto importanti. Cerca anche di capire come fare per proteggere la tua riservatezza, controllando le tue impostazioni privacy. Se vuoi andare sul sicuro, che puoi decidere che certe informazioni possono vederle solo i tuoi amici e non hanno di vista chi sono insieme. E se ti dà fastidio essere bombardato con messaggi pubblicitari quando ti sfidi al social network, fai attenzione alle condizioni di uso del servizio. Ad esempio, verifica se puoi impedire che i dati personali possano essere usati per chi ha pubblicità indesiderata. Se hai bisogno di aiuto per proteggere la tua privacy, per avere informazioni utili, per navigare in sicurezza, puoi rivolgerti all'operato per la protezione dei dati personali. Ma ricorda sempre, il miglior garante della tua privacy sei tu. Grande responsabilità. La connessione è questa, credo, oggi è bene, è utile, è un'enorme potenzialità, ma ci vuole un'enorme responsabilità personale e collettiva, credo davvero. Grazie. Scusate, no, per concludere, questi argomenti di cui oggi abbiamo sentito parlare, che sono di un'attualità stringente, quando poi dovremo, anzi dovrete tirare le
meditate, perché saranno argomenti che dovranno essere tenuti molto bene in considerazione in quel momento che sarà poi cruciale della vostra partecipazione a questo incontro. Ringraziamo ancora una volta il nostro relatore, che è stato di una chiarezza limpidissima. Grazie. Grazie a tutti voi.